Il COGAL Monteporo Serre Vibonesi, nell'ambito dei 20 anni dell'ente, presenta il seminario Le politiche per lo sviluppo dei territori rurali. L'esperienza del COGAL Monteporo Serre Vibonesi. Io sono uno di quelli che diceva Pino Grillo che credo nel mondo della cooperazione, che in un momento così di crisi importante della Calabria e dell'Italia, soprattutto del mondo, in 3 anni siamo riusciti a creare 45 posti di lavoro, proprio in questo momento. Per capire che anche in Calabria si può usare, si può creare posti di lavoro. Io vorrei ai consiglieri regionali, agli onorevoli che sono qui presenti, dire che il problema non è la spesa. Io non ho mai pensato che in Calabria il vero problema sono i soldi. E può sembrare questo paradossale, no? Io credo che in Calabria il problema è la qualità della spesa. E soprattutto, come dico sempre, non è solo la qualità della spesa, ma avere la capacità di fare rete e di interloquire tra di noi e portare i nostri prodotti al di fuori di questa stupenda e bellissima regione. Allora, per non rubare molto più tempo, io lo dico semplicemente, se la Regione Calabria comincia a pensare veramente a risolvere i problemi della burocrazia calabrese, no? Io non ho sentito parlare gli onorevoli e non voglio infierire, perché potrei infierire su alcuni aspetti importanti della burocrazia calabrese. Che devono avere il coraggio delle scelte, perché secondo me chi ha la capacità di vincere in questo mondo è chi ha la capacità di scegliere, e di scegliere anche alcune volte sbagliando, ma avere la forza e la capacità di scegliere. Allora, per l'ultimo Pisli ancora è stato rinviato, sicuramente i fondi li perderemo, non siamo in grado di presentare i progetti, c'è una problematica molto complessiva. Allora io direi di occuparsi anche ai consiglieri regionali di queste cose, non vuole essere un'accusa verso nessuno assolutamente, io poi faccio parte del partito del Presidente del PD, di conseguenza questo mio modo di dire, di incentivare, di motivare loro per lavorare e far sì che la Calabria possa essere il COGALA di Paolo Pileggi, che ha dimostrato in tutti questi anni di aver creato sviluppo dal niente, in silenzio, senza parole, e come quel bosco che cresce e che non fa rumore, e come diceva il famoso aneddoto, cade un albero, no? E succede il diluvio, e il COGAL è stato questo in questi 20 anni, merita a Paolo, e che ci ha lavorato insieme a Paolo per far crescere questo bosco in silenzio che ha dato tanto sviluppo e tanti posti di lavoro. Il mio paese, il mio piccolo paesino San Nicola de Crista è uno di questi, che ha avuto nel piano di sviluppo del COGAL Monteporo, ha creato decine di posti di lavoro, una piccola zona industriale che oggi sta crescendo ancora di più, anche lei è venuta ad investire, e questa è la dimostrazione che anche nei nostri territori, in questa terra aspra, si può creare veramente, veramente tanto sviluppo. Per dirla l'ultima, il segreto qual è? L'amore per la propria terra e non pensare al Dio denaro che distrugge tutto. Grazie. Il COGAL Monteporo Serre Vibonesi, nell'ambito dei 20 anni dell'ente, ha presentato il seminario Le politiche per lo sviluppo dei territori rurali. L'esperienza del COGAL Monteporo Serre Vibonesi.